Siamo nella campagna intorno a Marciano della Chiana e in questo bellissimo contesto siamo venuti a trovare un personaggio internazionale che da anni si occupa di moda, cultura e territorio. Ciao Bruno. Oh, ben arrivato, buongiorno. Com'è, tutto bene? Benissimo, accomodati. Bruno Tomassini, una vita dedicata all'arte, alla bellezza, all'artigianato? In generale io direi al saper fare, a tutto quello che rappresenta il fare con le mani, che è tipico delle nostre eccellenze. La parola arti viene da arti le mani, artigiani ci racconta un po' tutto. E io mi sono sempre occupato di questo perché ho iniziato la mia attività proprio a Firenze, all'interno di un'associazione di categoria che è la CNA, mi occupavo di arti, mestieri, era un po' vicino al mio mondo attuale perché io ho avuto la fortuna di essere compagno nel lavoro e nella vita da 43 anni di Edoardo Marziari, che era un mega galattico stilista, e quindi diciamo che io ho preso molto da lui, dalla porta principale, non è stato un caso. E dopodiché appunto ho portato quelle conoscenze che erano sociali, che erano politiche, che erano sindacali all'interno del mondo della moda, che è diventato anche mio per questo grande maestro che ho avuto. Bruno, partiamo dal territorio. Perché scegliere la Val di Chiana? Intanto perché io sono nato in Val di Chiana, sono nato a Sinalunga, e poi perché il mio compagno è nato nel comune di Monte San Savino e la vita ci ha fatto incontrare a Tropea, pensa un po', incredibile. Ti parlo di 43 anni fa, quindi non andiamo a toccare quel tasto, però un bel rapporto che ancora dura con la coscienza che siamo veramente una coppia, in barba a chi crede che due omosessuali non siano famiglia. Per cui avevamo deciso di vivere in Val di Chiana perché eravamo stanchi delle grandi città, quindi si aveva voglia di avere una dimensione nostra, e credo che questo polmone che ci siamo costruiti la racconti. Bruno, vedo sopra il tavolo un disegno che attira la mia attenzione. Che cos'è? Io, sai, ho fatto l'assessore alla cultura al comune di Marciano, non mi chiedere in carne perché non me lo ricordo. Io avevo un'idea fortissima perché ero stanco di questi campanili, di questi sette comuni della Val di Chiana, e io volevo veramente riunirli e poter fare un unico circuito, e avevo fatto riferimento al battito d'ali di una nota teoria del caos, che dove succede un piccolo movimento, che ne so, a New York, si sarebbe sentito dall'altra parte dell'oceano. Io credevo che con la mia piccola idea, con un piccolissimo comune, forse con l'unione, che è normale, più siamo meglio è quando si fa queste cose, e avevo disegnato tutti questi comuni con il centro Marciano, ma non perché era l'assessore di Marciano, perché Marciano con la sua torre è veramente il centro della Val di Chiana e dominava tutti questi comuni. Bruno, parliamo un po' di artigianato. Ah, parli del mio pane. Allora, io fra le mille cose che faccio sono anche presidente di Federmoda CNA Toscana. Vi do una bella notizia che è in lavorazione, però io ci credo. Io vorrei che il lavoro degli artigiani fosse riconosciuto. Se faccio questo gioiello, voglio dire che c'è prodigio divino, ma voglio dire che l'ha fatto
un'azienda d'Arezzo che ci mette un nome, voglio dire che la galvanica l'ha fatta quell'altra azienda. Se io mi invento questa storia è un terno al lotto, non per me economico, ma un terno al lotto per la verità. Si saprà se le cose sono fatte qui, se made in Italy, o addirittura perché no se made in Tuscany, o perché, addirittura perché no se non è made in Marciano, o appunto la mia Valdichiana, si scoprirà quanto è vero questo made in Italy. E io sono, non, come si dice, un paladino non mollo. Speriamo bene, io lo spero con gli artigiani, spero che mi vengano dietro. Tra le tue tante attività c'è Prodigio Divino, ce ne parli un po'. Prodigio Divino è nato per scherzo, è nato in quest'aia, perché qui si faceva delle feste un po' con tutti gli uffici stile del mondo. Io e Edoardo siamo stati molto fortunati e di questo vino non vogliamo fare un business, non l'abbiamo mai fatto, perché tutto quello che viene da quell'incasso lo diamo in beneficenza a bullismo omofobico, l'ospedale Mayer, una palestra che aiuta ragazzi a stressati a scaricare la rabbia, e non ti dico una foto io con Antonio faccio morire da ridere, tra le tante cose anche il Passioni Festival ad Arezzo, ma poi mille altre, non tutte non me le ricordo, però ci sono milioni di fotografie, se volete ve li do, dove appunto si attesta questa roba. Quindi non è soltanto produzione? No. Allora, noi facciamo produzione, poi siccome Prodigio Divino, ti diceva l'etichetta Vinocchio, che è evocativo, credo si capisca quello che vuol dire, abbiamo aggiunto un bianco, che è un vermentino sardo, e appunto abbiamo dato il nome, guarda un po', Uvagina, così abbiamo pareggiato conti. Poi abbiamo un Valdobbiadene che lo commercializziamo. Noi abbiamo questo enologo stupendo che si chiama Trombelli, e anche Trombelli ci è venuto un aiuto con il cognome per evocare un po' tutta la nostra storia, e stiamo andando molto bene. Addirittura ci lavorano 3 persone, una cantina e tutto quello. Però va tutto lì. Io ho disegnato delle cose per il, se ce la fai a riprenderlo, vedi quella cosa là, perché ho disegnato tutti i charms per bambini che vengono messi in queste teche all'ingresso del Mayer, la gente li compra e tutti quei soldi vanno al Mayer, che è un ospedale unico che abbiamo in Italia, credo in Europa. Bruno, grazie per questa piacevole conversazione, e adesso andiamo a visitare la vigna. E io vi saluto, vi ringrazio, ma non vi mando via senza avervi omaggiato di una cosa a cui tengo molto. Noi abbiamo coniato una medaglia, che è una busta chiusa, dove nella chiusura è inciso l'uvagina o il vinocchio, e dietro c'è la dicitura libertà di gusto. E qui vuol dire tutto, ma è sicuramente libertà di gusto. Grazie davvero tanto per il pensiero. No, grazie a voi e grazie per il bel lavoro che fate. A presto. Presto. Ciao. Ciao Linda. Ciao Edo, buonasera. Senti, Bruno mi ha raccontato un po' la storia del vino che qua viene prodotto e mi ha incuriosito. Mi porteresti a vedere la vigna? Questo, Edoardo, è una storia che parla di vino, ma anche di diritti civili, di famiglie allargate e di beneficenza. È nato qui perché Bruno e Edoardo, come hai avuto modo di capire parlandoci, sono due persone che hanno fatto dei diritti civili, dell'accoglienza, dell'inclusività la loro bandiera in qualche modo. Da questi bellissimi grappoli di Sangiovese è nato il primo vinocchio, poi per fortuna non sono stati più sufficienti perché abbiamo avuto, meno male, una grande richiesta, sì. E quindi siamo diventati anche commercianti. Abbiamo un enologo bravissimo che segue 4 cantine per noi, dalle quali vengono fuori, oltre al nostro vinocchio rosso, anche l'uvagina bianco, l'uvagina brut e il vinocchio extra dry. Dopo, se vuoi, assaggiamo qualcosa. Facciamo un assaggio, volentieri. Questi filari belli carichi di uva, ma
Quante bottiglie possono produrre più o meno? Senti, questa è ormai diventata una produzione d'élite, nel senso che queste vengono usate per dei particolari eventi o delle particolari scene, perché purtroppo, come ti dicevo, o per fortuna, non sono sufficienti a coprire la richiesta. Qui ci vengono circa 200 bottiglie, vengono imbottigliate con l'etichetta vecchia. Per la commercializzazione, diciamo, in Italia abbiamo il primo rosso di Montepulciano. Che vino mi porti ad assaggiare adesso? Visto l'orario, io ti proporrei un bel vinocchio extra dry, che ne dici? Perfetto, andiamo. Questi sono i nostri quattro prodotti, come ti avevo detto, un vinocchio extra dry, un'uvagina brut, vinocchio rosso e uvagina bianco. Abbiamo due prosecchi, un primo rosso di Montepulciano e un vermentino. A cosa brindiamo? Ai diritti civili e a Marciano della Chiana. Sicuramente. E ora che lo sai, vieni anche tu in Val di Chiana.